Bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di look. Ho deciso di farvi vedere alcuni look realizzati con dei capi d'abbigliamento, che sono dei capi d'abbigliamento per me piuttosto iconici di questa stagione. Uno peraltro era un capo che volevo da tempo comprare e non ho avuto modo di trovarne di abbordabili nei negozi appunto fisici, e quando Shein mi ha dato l'opportunità di scegliere i capi che sarebbero stati dedicati a questo ciclo di video, quindi quelli un po' dedicati al Black Friday, Cyber Monday, ho deciso di scegliere appunto questo capo. Infatti questo video è in occasione proprio del Cyber Monday. Sapete che ci sono questi giorni che vanno appunto dal 30 di novembre fino al 3 di dicembre, in cui un po' tutti i siti fanno degli sconti, dei saldi extra, ovviamente anche Shein, e in più mi è stato dato, proprio perché appunto collaboro con loro, un codice sconto che vi lascio in info box, che vi dà diritto a un 15% aggiuntivo. Peraltro so che ci sono anche le spese di spedizione gratuite e un sacco di prodotti in sconto. Quindi dovevo scegliere dei capi, ho pensato di sceglierne alcuni con cui realizzare il video che vi ho presentato in occasione del periodo Black Friday, dove vi facevo vedere 15 trend della stagione. Appunto alcuni di questi trend ve li presentavo facendovi vedere le scelte appunto che ho fatto su Shein, altri appunto Bershka, Zara eccetera, altri siti, se avete visto il video, se non lo avete visto ve lo lascio qua. E invece appunto questo altro video ho deciso di strutturarlo in maniera un po' più simpatica, perché sti haul dove magari si fa vedere sempre soltanto il capo d'abbigliamento a sé stante magari mi avevano un po' stancato. Ho pensato che potevo inventarmi qualcosa di più carino, magari proporvi dei look. Quindi ho 5 capi da mostrarvi, e però per questi capi voglio costruire un look. L'unico che farà eccezione è un capo sportivo, che in pratica non è possibile costruire un look su questo capo. Avevo deciso di farvelo vedere durante un workout in palestra, quindi di farvelo vedere durante l'allenamento, ma ahimè il pantalone mi sta largo, è un leggings, adesso ve lo faccio vedere, purtroppo mi sta largo, lo devo far modificare, quindi non ve lo posso far vedere in movimento in palestra perché mi sta grande. Poi ve lo farò vedere appunto indossato, o magari in questo momento in cui io parlo lo state vedendo indossato. E come potete vedere, insomma, il pantalone mi sta un pochino largo, quindi lo devo far riprendere in modo che poi mi stia alla perfezione. La maglietta invece è perfetta e mi sta benissimo. Devo dire che il pantalone è una XS, però secondo me veste una S. Se avete una S, anche semplicemente magari una S classica, normale, insomma una 40, anche 42 vi sta. Io che ho praticamente una 36, 38 al massimo, mi sta appunto largo, ed è un completo formato, come avete visto, da pantalone militare e magliettina a maniche lunghe, appunto sempre militare, quindi in questo caso purtroppo non ho potuto realizzare un look come volevo durante farvi vedere il look durante l'allenamento. Per quanto riguarda invece gli altri capi, adesso ve li farò vedere uno per uno e per ciascuno vi proporrò un look. Il primo capo che vi faccio vedere è un cappotto color cammello. Il cappotto color cammello lo desidero da tantissime stagioni, e quando ho visto che era disponibile tra le scelte di Shein ho pensato di prenderlo, anche perché questo cappotto che propone Shein è veramente di taglio super classico, proprio il classico a vestaglia, come vedete, con la cintura dietro, le due tasche così, con quelle da infilare, non a taglio, quelle dove si possono infilare le mani da sopra, il collo classicamente tagliato a giacca, praticamente non ha nemmeno il bottone ma si chiude in vita con la cintura. È un taglio così classico che io desideravo appunto da tanto, perché lo uso sia con gli outfit più eleganti, sia secondo me per dare quel tocco in più agli outfit prettamente sportivi, quindi con anche magari un jeans o qualcosa di sportivo,
ho addirittura un pantalone da ginnastica, quindi adoro veramente questo cappotto. Peraltro il panno mi sembra di buona qualità, tagliato bene, mi casca bene addosso, quindi sono molto soddisfatta. E adesso vi faccio vedere che look ho pensato, come ho pensato di farvelo vedere indossato, insomma, come magari uno dei modi in cui lo indosserò sicuramente. Eccomi qui, allora, canottiera semplicissima, jeans boyfriend, cintura nera, maglioncino con disegni tipicamente invernali, calzini, stivaletti Timberland, ed è il momento adesso di indossare il cappotto. Cappellino in cashmere caldissimo e una borsa a tracolla con una scritta spiritosa. Capo che invece ho scelto è un maglione. D'inverno uso tantissimo felpe e maglioni pesanti, insomma la parte superiore del corpo ben coperta con capi piuttosto caldi. Tendo veramente a mettere giusto nelle serate in cui esco, in cui vado in un ristorante eccetera, cose più leggere tipo maglie e roba del genere. Per il resto vado avanti di felpe e maglioni sempre, e questo mi è sembrato veramente carinissimo. Il rosa è uno dei colori che preferisco in questa tonalità appunto spenta. È un maglione a coste tagliato abbastanza crop, come vedete, quindi arriva alla vita con tutta questa lavorazione di con questa applicazione di maxi paillette nella spalla, sia a destra ovviamente che a sinistra. Molto carino addosso, casca molto bene, la lana è molto morbida e le maniche sono un po', vedete, sbuffettose, con una lavorazione così a maglia traforata. Vi faccio vedere come l'ho indossato. E via con la semplicissima canotta nera, i calzini, perché poi infilerò degli skinny jeans che si abbottonano sul davanti. Metto poi il maglioncino rosa, che merita una visione accurata perché è bellissimo, i texani ai piedi. E poi metterò un finto montone caldissimo e una tracolla nera con la catena argento. Di uno dei miei amori di stagione, e parlo ovviamente dei pantaloni cargo. Ho utilizzato e utilizzo tantissimo i pantaloni cargo. Questi che ho scelto sono classicissimi neri in questo tessuto un po' tipo tecnico, come potete vedere, con i tasconi laterali così, vedete, e sotto hanno invece la chiusura tipo polsino, insomma chiusi con l'elastico. In vita hanno questa cintura che, vi devo dire la verità, non so se terrò. È una cintura in tessuto, ma probabilmente preferisco metterli o senza cintura o con una cintura mia a parte, e sono appunto in tessuto tecnico, proprio dal sapore anche un po' volutamente ginnico sportivo, prettamente ginnico sportivo, anziché insomma classicamente diciamo casual come il pantalone con i tasconi. Questo qua risulta un po' più sportivo proprio per il tessuto, e vi voglio far vedere come ho deciso di abbinarlo. Ed ecco la solita canotta nera, i calzini e i cargo pants neri.
Aggiungo poi una felpa che ha una sorta di chiusura coi lacci sulla schiena, delle scarpe da ginnastica di linea grossa, simil Balenciaga, un cappottino di linea a uovo grigio, sciarpona e zaino. Capo d'abbigliamento che ho scelto dal sito di Shein è un altro dei must have di stagione che appunto vi ho citato nel video dei 15 trend di stagione, ossia i pantaloni joggers, cioè i pantaloni in pratica imprestati dalla tuta, cioè dal look con la tuta. In questo caso li ho voluti scegliere, come vi avevo mostrato anche nell'altro video, in un tessuto però un po' più ricercato, quindi non nel classico tessuto felpato da tuta, ma in un tessuto di raso. Con la doppia striscia laterale, quindi che conferisce prettamente il sapore da pantalone sportivo a questo tipo di pantaloni, appunto ai joggers, chiusi alla caviglia con appunto un elastico, però in questo tessuto un po' più ricercato, in modo che volendo potrebbero essere tranquillamente utilizzati la sera con un tacco e una maglia magari di pizzo, immaginatela con una maglia magari in pizzo color panna, questi pantaloni e un tacco e sopra un bel cappotto. Io nel mio caso cerco sempre di comprare delle cose che potrò utilizzare anche nella vita di tutti i giorni, sono dei pantaloni molto leggeri, quindi è possibile tranquillamente utilizzarli inserendo sotto una calzamaglia molto spessa dei leggings proprio termici di quelli di lana, in modo da rimanere belle calde anche se sopra indossiamo un pantalone che è molto freddo d'inverno ovviamente. Quindi io di regola indosso sotto dei leggings di lana belli spessi. Dico leggings perché preferisco sempre che non abbiano la parte del piede, perché nella parte del piede io ho proprio devo avere a contatto col piede il calzino di cotone. Certo, posso metterlo sotto la calzamaglia di lana, ma trovo più pratico che non abbiano il piede, sinceramente. Lì poi vado di miei calzini, quindi utilizzo i leggings e i calzini, però proprio uno di quei leggings che non si possono mettere se non appunto come intimo, perché sono proprio delle calze spesse, ecco, anche se non hanno il piede. Quindi vi faccio vedere anche in questo caso come ho deciso di abbinare questi pantaloni. E via, canottiera semplicissima, metto i miei joggers, calzini, dolce vita nero semplicissimo in lana, anfibietti ai piedi, cappotto nero, cappello e l'altra colla di Marc Jacobs. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho dato praticamente 4 idee di look invernali che potete replicare o con gli stessi capi se vi va di comprarli su Shein o con capi simili, insomma vi ho dato magari qualche idea. I video con gli outfit della settimana torneranno, questa settimana non li ho fatti perché sapevo che avrei pubblicato comunque il video dei trend che è andato online da poco, questo video qua ho da pubblicare altri video haul, quindi magari il tema fashion era già stato un po' esaurito. Ma assolutamente pubblicherò anche video, altri video di outfit e di proposte, perché so che vi piacciono. Io niente, vi saluto, spero di vedervi domani con il nuovo video e a domani!